Blogos by Music. Blogos by Music. Amici Rock, è con noi il gruppo Santo Barbaro, di cui è qui presente in specifico solo il chitarrista e cantante Alberto. Ciao. Esatto. Ciao a tutti. Come sono andati i concerti che avete fatto in passato, visto che sul MySpace sono pubblicate alcune date? Ci siamo fermati per motivi vari, anche tra i quali il fatto che stiamo preparando nuove cose. Tra l'altro siamo riusciti a coprire metà Italia circa, e anche un piccolo tour nei Balcani quest'estate. Stasera invece cosa proponete? Stasera faremo un tentativo particolare, nel senso che suoneremo in acustico a Bergamo con Max Manfredi. E quindi proveremo qualcosa come lo suoneremo, quindi in acustico, e qualcosa invece normale. Quando mi chinai per coglierne i frutti, gli occhi si dischiusero e le mie mani impacciarono. Prima ci raccontavi che questa è per voi la prima esperienza in cui cantate in italiano. Sì. Finora avevate cantato solo in inglese. Sì. Come sì, mai sì. Avete deciso di cambiare? Era abbastanza frustrante il fatto di scrivere testi che poi diventavano autoreferenziali necessariamente, sapendo che nessuno li avrebbe capiti. Mentre in un disco è possibile che un ascoltatore cominci a tradursi le cose, a cercare di capirle, anche se è una cosa piuttosto improbabile, dal vivo diventava molto frustrante. E quindi, visto che il fine era di comunicare quello che desideravamo e desideriamo comunicare, abbiamo cominciato a pensare le cose in italiano, e tra l'altro hanno una forza molto maggiore anche per noi sul palco. Rischi di diventare del tutto autoreferenziale, che è uno dei pericoli maggiori per l'arte, la cultura in genere, in un momento storico in cui invece ce ne sarebbe molto bisogno. È in fase di preparazione, fase di lotte intestine, di bilanciamenti che si cercano, e è in uno stadio abbastanza avanzato, ci lavoriamo da un annetto. Come tutti i secondi dischi va ponderato, non troppo ma nemmeno troppo poco, prima o poi uscirà. Nel frattempo facciamo uscire la ristampa del primo disco, primo e unico disco, e la arricchiamo, se vuoi, con un libro di racconti, in modo da aggiungere qualcosa in più a un anno e mezzo di distanza. Come si intitola l'album precedente? L'album precedente è Mare Morto. Il libro di racconti che aggiungeremo si chiama Un giorno passo e ti libero. Il vecchio mi guardava fisso con le sue labbra d'argilla. Cosa ne pensi della SIAE? Come penso quasi tutti, la viviamo abbastanza male, della mancanza di libertà di scelta, perché come qualsiasi associazione che abbia come fine la difesa o meno del copyright e della gestione della cultura nel paese, dovrebbe forse essere libera come accesso, cioè decidere se entrare o meno e garantire certe cose e certi prezzi magari in relazione alle vendite. Noi tutte le cose che faremo saranno con Creative Commons, quindi rinunceremo nei limiti della legge alla SIAE. Ok. La domanda che abbiamo posto a molti intervistati è stata l'origine del nome delle proprie band. E il nome viene da una poesia di Pasolini, però fuori contesto. Se per barbaro prendi chi parla un'altra lingua. Sì.
e consideri il nostro presente attuale in questo paese, in Europa, nel mondo, sono due cose che non stanno insieme, cioè non c'è alcuna santità nel diverso, cosa che invece secondo me esiste. Il concetto stesso cristiano di santità si basa sul martirio, e se pensi alle persone che da fuori tentano di raggiungere il nostro paese, nel loro viaggio esiste qualcosa di simile a un martirio. Il ragionamento era questo. Prima di salutarci ti chiediamo se hai un sito, un MySpace. C'è un MySpace che è myspace.com/santobarbaro e c'è un blog che è santobarbaro.blogspot.com, su cui sarà possibile vedere il vecchio CD ristampato. Esatto, okay. Quindi poi dopo ci sarà il link per Creative Commons, quindi per scaricarsi o per poter leggere e ascoltare quello che faremo. Ovviamente la parte cartacea l'abbiamo arricchita più possibile, il libro di racconti è illustrato, il libretto dei CD con una serie di fotografie, proprio per differenziare il fatto che chi vuole scaricarsi gratis disco e racconti lo può fare, chi decide di comprarselo si compra qualcosa in più, ma per il semplice fatto che può essere messo su carta, e quindi non ci sono altri modi. Ti ringraziamo. Grazie a voi. E allora ti salutiamo. Ciao a tutti. Da Alessio un saluto, il Blogos by Music, www.blogos.it.